Interessante quando si parla di architettura e di tutti i soggetti che io purtroppo ho potuto seguire solo molto parzialmente, di cui avete trattato in questo grandioso e poderoso convegno, inserire il mondo dei musei, perché soprattutto dopo un periodo così difficile come è stato quello della pandemia, che ancora non è alle nostre spalle. I musei sono usciti e hanno rivelato la loro importanza e anche hanno avuto una parte notevole, hanno fatto la loro parte per continuare ad essere un servizio pubblico. Almeno io ho vissuto così anche questo periodo difficile. Due parole su Miramare e anche qualche immagine su Miramare per chi non lo conoscesse molto bene. Come avete sentito, io non sono di Trieste, ho vissuto grandissima parte della mia vita all'estero, a Gerusalemme, in un ambiente completamente diverso, prima quello accademico e poi quello museale. E quindi ho un bagaglio anche di esperienza un po' diverso e, come dire, poco ministeriale, insomma. Io arrivo a Trieste grazie a uno di questi concorsi. Iniziati dalla riforma Franceschini, che ha disegnato una trentina di musei tra i siti eponimi e più importanti d'Italia, tra i quali appunto il Museo Storico e il Castello e il Parco del Castello di Miramare, e quindi con un concorso internazionale che mai c'era stato. Ed è per questo che io, pur stando all'estero, sono arrivata, perché l'idea di un concorso internazionale con una giuria della quale facevano parte esponenti dal Louvre al Metropolitan e non soltanto figure ministeriali italiane era sicuramente una grande novità e credo che abbia giocato la grande differenza. Per la prima volta anche i direttori di musei sono diventati le persone di cui alcuni sono anche diventati molto famosi, come voi conoscete, non so, Heike Schmidt degli Uffizi, solo per farne uno, sono diventate le persone che ci mettono la faccia e che cominciano a lavorare in prima persona. Questi musei sono diventati autonomi, cioè hanno avuto una sorta di autonomia gestionale ed economica con un CDA, un comitato scientifico, eccetera, eccetera. L'autonomia non è totale perché il Ministero è ancora molto molto presente, comunque sicuramente si può agire con una certa libertà che gli altri direttori o gli altri enti ministeriali sicuramente non hanno. Questa immagine è da lontano di Miramare e voi vedete, soltanto per darvi l'idea di come Miramare siede nel Golfo di Trieste ed è diventata cioè non so, nello skyline di Trieste un punto di riferimento imprescindibile. E come vedete è un castello bianco costruito proprio a picco sul mare, circondato da un grande parco, da un grande giardino e parco di ben 22 ettari. Quindi lo vedete qua sullo sfondo di Trieste, da Miramare si vede Piazza Unità, quindi si vede tutto il Golfo di Trieste, il porto, ma si vede anche la zona delle Venezie, la costa istriana e della Dalmazia, quindi è in un punto assolutamente strategico. Vi faccio vedere alcune immagini per farvelo conoscere. Questa è una delle più recenti, del marzo 2021. Per chi non la conoscesse, veramente due righe di storia, e vi faccio
vedere questa immagine del castello di Miramare in costruzione, soltanto per farvi capire che questa poderosa armonia che investe chiunque arrivi a Miramare, che è un'armonia quasi perfetta tra la natura, l'architettura, il paesaggio, il mare, che è abbastanza rara, è stata frutto, come vedete da questa immagine, di un poderoso e grandioso progetto che ha portato come dire, uno sperone carsico, quasi deserto, a diventare sede di un castello, di una dimora aristocratica a metà dell'Ottocento, ma anche di un grande giardino con una concezione complessa e interessantissima. Soltanto alcune date, semplicemente per farvi i nomi di Ferdinando Massimiliano d'Asburgo-Lorena, che è il fratello del futuro imperatore d'Austria Francesco Giuseppe, per farvi capire chi è il fondatore, chi ha scelto questo sperone carsico per farlo diventare la sua dimora triestina, avendo adottato anche come Trieste come città, come dire, prediletta, essendo lui anche il capo della Marina austriaca e il contrammiraglio e il comandante della Marina austriaca, e quindi anche con un interesse particolare sul mare e sul ruolo strategico che aveva Trieste per l'impero asburgico. Come sapete, forse quasi tutti, l'esito della vita di Massimiliano fu alquanto tragico, perché accettò la corona di imperatore del Messico, partì da Miramare nel 1800. È sparita la voce. Andrina Contessa, è sparita la voce. È sparita la Ecco, voce? adesso c'è di nuovo. Se mi devo avvicinare di più al microfono, ti sentite meglio? Io ti ringrazio. Ottimo. Ok. La fine tragica è che Massimiliano fu assassinato in Messico. E quindi visse praticamente soltanto 4 anni con moglie Carlotta, il Belgio, a Miramare, ma continuò a. Perché ci sono delle voci tipo quelle di H Io. Per favore, chiudete l'audio, chi è in ascolto. Chiudete l'audio, per piacere. Tutti quelli che non sono relatori che chiudino l'audio. Forse tutti quelli che stanno parlando è meglio che lo chiudano temporaneamente, perché altrimenti c'è sempre un po' di disturbo. Posso continuare? Allora, Massimiliano e Carlotta vissero a Miramare soltanto 4 anni, però anche nel periodo messicano Miramare continuò ad interessarsi del parco e di quello che succedeva a Miramare. E le lettere tra Massimiliano e il suo giardiniere, anzi le lettere tra il giardiniere e Massimiliano, sono state assolutamente importanti e definitive per capire che tipo di lavoro si dovesse fare, e anche per scegliere che tipo di restauro conservativo, inventivo si poteva intraprendere a Miramare. Ancora un'immagine, soltanto per farvi capire, cioè, 2 parole sull'architettura. Come vedete, è un'architettura eclettica, siamo proprio a metà dell'Ottocento e quindi ci sono diversi stili che appaiono in questo castello. Quello che stiamo scoprendo nei lavori che stiamo facendo, per esempio nella torre, è che se ha questo aspetto così conservativo rispetto allo stile dell'Ottocento, ha invece degli aspetti assolutamente innovativi nella concezione ingegneristica di come è strutturato l'edificio. 2 parole ancora sull'edificio, soltanto per dirvi, vedete che
è costruito proprio seguendo il corso dello sperone carsico, quindi cambia a seconda degli affacci, praticamente quasi da tutte le finestre si vede il mare e sempre con una vista diversa nelle varie direzioni a tutto campo, appunto, che vanno dal Golfo di Trieste alla Venezia. Ecco, soltanto per farvi capire un po' dove siamo. Questa è la Sfinge che accoglie i visitatori, è l'unica oggetto rimasto della collezione egizia di Massimiliano, il resto è rimasto a Vienna, ma dopo la Prima Guerra Mondiale tutti gli arredi e tutta la quadreria e tutti gli oggetti furono restituiti dall'Austria allo Stato italiano, a condizione che lo Stato italiano li rendesse visitabili al pubblico, ed è per questo che è stato fin dall'inizio Miramare un museo. Soltanto alcune immagini degli interni, è la parte, quella diciamo più aristocratica del primo piano, con gli arredi in rosso, e una parola sulla collezione, molto vasta ma soprattutto molto variegata. Lo stile eclettico nell'architettura si rivelerà anche nella collezione, c'è una grossa collezione di elementi orientali e anche, io credo, nel parco. E fin dall'inizio mi sono data alcuni obiettivi, che erano innanzitutto di rendere il posto sicuro, perché non lo era, perché appunto lo Stato di cattiva manutenzione e conservazione del parco comportava che vaste zone fossero pericolose, perché alcuni alberi che avevano concluso il loro ciclo di vita semplicemente potevano cadere da un momento all'altro, andavano curati o abbattuti, e quindi andava messo in sicurezza il castello, ma soprattutto il parco, e l'accessibilità, che inizialmente è stata proprio nei suoi valori minimi, cioè riaprire delle parti che appunto, perché erano pericolose, erano state semplicemente chiuse e interdette al passaggio del pubblico. Naturalmente andava fatto un grosso lavoro che sicuramente c'era stato soprattutto sul cartello, ma mai sul parco, di conoscenza, ma anche di predisposizione di un programma di cura e di conservazione, perché questo non c'era, un grosso lavoro sulla connessione col mondo e sulla comunicazione, perché quando sono arrivata più o meno c'era una specie di slogan che era sulla bocca di tutti: Miramare uguale degrado, ed è stato molto difficile cambiare e poi adesso veramente ribaltare l'idea che si ha di questo luogo. Naturalmente tutto questo io volevo che fosse fatto assolutamente in trasparenza, non soltanto la trasparenza amministrativa, che naturalmente è auspicabile in tutte le e richiesta in tutte le istituzioni pubbliche, ma anche in trasparenza nel senso in dialogo e con la città e con il territorio. E sicuramente per me è importante anche il discorso sulla sostenibilità, il fatto di avere un'attenzione particolare, sia che si lavori sul parco, sia che si lavori sul castello o sugli edifici, un'attenzione particolare alla sostenibilità. Questi sono stati più o meno gli obiettivi che mi ero data fin dall'inizio. E naturalmente la cosa più difficile è stata decidere cosa fare. Il parco di Miramare innanzitutto era stato considerato come un'entità a parte dal castello. Il castello aveva avuto una sua storia anche di studio e di cura negli ultimi anni, ma non il parco. E io ho voluto portare subito le cose alla pari, no? La riforma Franceschini aveva riunito parco e castello e tutto l'insieme sotto un'unica direzione, e questa era una cosa importante, e da questa io dovevo partire, e dovevo considerare anche il parco storico come se fosse una scultura, un'architettura, un quadro, eccetera, e dovevo prendermi cura del parco come fosse un'opera d'arte.
o un monumento. E chiaramente il che pone delle difficoltà inedite, no? in quanto è fatto di materia vivente, che è fragile e mutevole, cambia con le stagioni, cresce, interagisce con l'ambiente, con la temperatura e con tutto quello che c'è intorno. E quindi è completamente un lavoro diverso, che ha richiesto un'attenzione particolare. Il parco ho cominciato subito a studiarlo, perché per sapere che cosa avrei potuto fare e come avrei agito. Io sono un'accademica di formazione, quindi si parte sempre dallo studio e dall'analisi e cercare di capire quali erano le caratteristiche di questo parco all'inizio. Dico parco, dico giardino, ma uso le due parole in senso indefinito. Ho capito subito che si trattava di un progetto complesso, perché comprendeva appunto ecleticamente, alla maniera di Massimiliano e molto in linea con lo spirito del tempo, un sistema di concezioni di parco e di giardino. Da una parte il giardino paesistico all'inglese, che è finto naturale, e una parte boschiva, che però aveva anche la funzione di proteggere la parte bassa dai venti e che doveva essere anche una stazione forestale in cui condurre esperimenti botanici. Di fatto dietro c'era l'idea di provare con il pino nero, eccetera, eccetera, con tutta una serie di piante che avrebbero poi potuto essere usate per rimboschire il Carso, no? Quindi c'era tutto un progetto dietro. E dall'altra la parte che scende verso il mare, con un giardino mediterraneo, un luogo di delizie, con piante, fiori, aranceti e profumi del Mediterraneo. Di fatto il giardino mediterraneo che sta più a nord dell'Europa, ma anche il giardino europeo che sta anche più a sud, il giardino continentale che sta più a sud. Questo doveva essere un po' l'idea di Massimiliano. Massimiliano amava il mare, amava viaggiare e portava semi, portava piante lungo i suoi viaggi, raccolte lungo i suoi viaggi, e voleva che diventasse un luogo di sperimentazione anche botanica. Subito mi resi conto che la ricchezza botanica era in grandissima parte andata perduta, perché con gli anni, ma non soltanto con l'incuria, ma anche perché alcune specie prendono il sopravvento, perché erano stati fatti dei lavori con poca attenzione, e quindi quello che potevo fare era cercare di ricostituire quella ricchezza. Questa è un'ortofoto che ho fatto fare nel 2019 e vi dà un po' l'idea del parco, con anche la statale che a un certo punto passa in mezzo, e con una serie di edifici sparsi dei quali anche bisogna prendersi cura. Il giardino all'italiana lo vedete qua com'era del 2019, poi vi farò vedere le foto di com'era prima. Era comunque stato ricostituito nella sua struttura generale, ma non in quella particolare. Adesso vi spiegherò perché vorrei prendere come proprio come esempio il recupero conservativo, per farvi capire l'idea di quello che un museo può fare, no? Nel senso che un museo può essere un museo verde, un parco storico non è un giardino, non è come un giardino comunale qualsiasi, ma è un luogo storico pieno di memorie, è fortissimamente identitario, e questo io l'ho capito ancora prima di arrivare qua, perché la notte stessa in cui fui nominata cominciai a ricevere messaggini da triestini che non conoscevo e che mi chiedevano di occuparmi e di prendermi cura del loro parco, perché questo parco, il giardino di Miramare, ha profondissima valenza identitaria ed è un luogo a cui tutti sono affezionati fin dall'infanzia. Non esiste praticamente triestino che non abbia ricordi di infanzia in qualche modo legati a Miramare, e questa è una cosa di cui io dovevo tener conto. Ma dovevo tener conto anche della storia, di una memoria storica che andava ben oltre, e cercare di recuperare
e anche di riportare la ricchezza che era stata concepita all'inizio. Naturalmente ci sono gli edifici, alcuni che sono in restauro adesso, alcuni che il cui restauro parte tra poco, e poi per esempio è in corso il restauro del castelletto, e c'è anche del bagno ducale, di una serie di zone che sono importanti. Quando si parla di valorizzazione c'è bisogno anche d'aiuto, e ho chiesto aiuto ai forestali per intervenire sulle parti alte, quelle boschive, perché lì loro sanno lavorare e loro sono stati effettivamente di grande aiuto. Abbiamo stretto un accordo con la regione e i forestali vengono a lavorare da noi nei mesi in cui sono inattivi, nei mesi invernali, in cui sono inattivi sugli altri fronti sui quali poi lavorano normalmente durante tutto l'anno. E questa è stata una collaborazione che abbiamo rinnovato quest'anno, che è stata utilissima per mettere in sicurezza, ma anche semplicemente pulire, liberare le zone alte del parco. Un altro problema era quello di recuperare gli scorci, perché il parco era costruito con una serie di sentieri che dovevano avere al tempo di Massimiliano degli scorci improvvisi sul mare, delle passeggiate boschive tra le quali si apriva la vista sul mare, vista che ormai non esisteva più, perché gli alberi crescono, non sono come le statue che restano sempre uguali, crescono, le fronde si innalzano e coprono tutto. Quindi si doveva intervenire con una potatura mirata che non danneggiasse gli alberi, ma che riaprisse anche gli scorci sul mare, perché l'idea del paesaggio è da salvaguardare. E anche questa, di avere una visione e una vista che vanno salvaguardati o ripristinati se si sono perduti. E questo è stato fatto in free climbing e quindi con tutta una serie di accorgimenti, ed è stato fatto da personale specializzato. Quindi queste alcune immagini, ma anche sul Viale dei Lecci, le famose potature in trasparenza e le prime parti recuperate, di cui vedete qua un prima e dopo. Non ho fatto un prima e dopo, potrei farlo, ma sarebbe anche possibile. Questa è stata una delle prime parti, il camminamento sopra il Viale dei Lecci, che adesso è completamente recuperato, mettendo in sicurezza anche le scale, naturalmente, tutto quanto. E poi c'era il problema più grosso, forse, nel senso che era quello più visibile, non più grosso, ma quello più visibile, che era la gestione del parterre, che era diventato, era molto 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 in sofferenza, e come vi dicevo, cominciando dallo studio, avevo in archivio alcune foto dell'Ottocento che mi aiutavano a capire com'era cambiato soprattutto il parterre, che è questa zona che adesso, di cui adesso vi vorrei prendere come esempio per far capire un po' il lavoro che c'è dietro. Ecco, il parterre superiore è la parte del giardino all'italiana, che è quella più fiorita ed è costituita, come tutti i giardini all'italiana, da partiture geometriche delimitate dal bosso, e all'interno delle quali crescono delle specie diverse di fiori e di piante. E è interessante in questo progetto, perché la parte più geometrica, e quindi con degli spazi più delimitati, è quella che va a vista mare completamente, quindi che dà sull'infinito, e che è interessante dal punto di vista architettonico, è perché è come se fosse disegnata partendo da un punto di vista di chi guarda che è dall'infinito, e quindi è particolarmente bella e molto gradevole. Allora, il parterre aveva avuto una serie di sofferenze per la moria del bosso, per tutta una serie di ragioni, e quindi vi mostro semplicemente le immagini di com'era nel 2014, nel 2015, nel 2016, quando appunto fu dichiarato
Museo Autonomo Miramare, e non era molto diverso quando io sono arrivata, semplicemente si stava già ricostituendo il perimetro, ma non c'era più di questo. Andando indietro con la ricerca fotografica si vede che soltanto, non so, nel 2010-12 esistevano ancora delle partiture geometriche che probabilmente erano quelle originali. Ecco, però io dovevo fare i conti anche con un'altra cosa, con la memoria dei triestini, perché tutti mi parlavano di questo giardiniere che era bravissimo, che lavorò per 30 anni a Miramare, e ai suoi tempi, quando c'era lui, insomma, c'era questo giardiniere mitico, il parterre era sempre pieno di fiori, era fiorito ed era bellissimo. Quindi questa era l'immagine mentale che era nella memoria dei triestini, e che era quella di partiture sì geometriche che contenevano fiori, fiorellini di tutti i colori. E queste sono le immagini, non tanto belle, però sono quelle che ho trovato di quegli anni, appunto, di questo giardiniere. Questa foto, che è di un periodo da 31 al 37, in cui a Miramare abitò il Duca d'Aosta, e quindi Casa Savoia, e dà l'idea che così era a quel tempo, ma non è esattamente l'immagine storica di Miramare, non è questo che era il parco al castello, il castello di Miramare al tempo di Massimiliano, perché andando a vedere le foto dell'Ottocento o i disegni dell'Ottocento si vede che c'era tutta una serie di arbusti, di alberi e di siepi, e c'era tutto un lavoro di in altezza che era andato completamente perduto. Tra l'altro qui si vedono, non so, dei palmeti, si vedono le araucarie, si vedono dei ginepri, dei cipressi, si vede tutta una serie di piante che abbiamo cominciato a cercare di identificare. Come museo autonomo potevo assumere temporaneamente, con un incarico temporaneo, un agronoma specialista, e non mi sarei mai sognata di fare un lavoro su un parco senza avere una persona che veramente capisce di piante e di fiori e di stagioni, senza cominciare un progetto che non avesse alcun fondamento anche dal punto di vista non soltanto teorico, ma anche da quello proprio della conoscenza arborea. E quindi abbiamo cominciato a cercare queste piante e a cercare di fare un nuovo progetto che fosse anche di recuperare anche la verticalità oltre che l'orizzontalità del parterre. I parterre sono molto orizzontali, come voi sapete, però ci sono degli elementi verticali che qui c'erano e che erano andati perduti. Qua si vede per esempio benissimo la canna indica che adesso noi abbiamo piantato e che anche aiutavano a rendere meno sporgenti queste colonne con le statue, che queste sono naturalmente originali dell'Ottocento. Quindi vedete com'era il parco di Miramare nell'Ottocento. Ora io dovevo scegliere, e ovviamente la scelta non era tra scegliere tra gli Asburgo e Savoia, non va letta così la cosa, perché sarebbe troppo semplice, perché effettivamente un luogo ha tutta una storia con diverse persone che vi dimorano e che vi apportano dei cambiamenti. Quali noi accettiamo e quali noi cancelliamo quando si fa un restauro, questa è un'immagine, è una domanda etica che noi ci dobbiamo sempre porre. Però insomma il problema non era scegliere tra il giardino dei Savoia e quello degli Asburgo, era che il giardino come dire, voluto da Massimiliano d'Asburgo aveva una sua valenza diciamo internazionale, una sua valenza ideale, etica, ma anche dal punto di vista delle specie botaniche assolutamente molto molto più interessante di quella che fu poi voluta successivamente. E quindi io presi questa direzione non soltanto perché era
era quella più storica, ma anche perché era quella più interessante e che mi permetteva di fare un lavoro molto più interessante sul parco. Come voi vedete, dal confronto di queste due immagini, la perfetta orizzontalità, che poi è quella che i triestini ricordavano, era dovuta al periodo del Duca d'Aosta e anche un po' alla volontà di cancellare quello che c'era. Può darsi che dopo diversi decenni quello che c'era fosse anche magari in cattive condizioni, questo non lo sappiamo quali furono le ragioni. Di sicuro sappiamo che c'era una volontà di cancellare la storia precedente e di puntare sull'italianità. Siamo negli anni 23, siamo negli anni 30, quindi sull'italianità a quel tempo si puntava molto e il giardino all'italiana era per antonomasia quello, insomma, con le siepi, ed era il giardino puramente orizzontale. E quindi questa era la scelta. Quindi qui avete una veduta dei cambiamenti che sono intercorsi in questi anni e che hanno sicuramente riavvicinato i triestini a Miramare e hanno contribuito a farlo diventare un luogo di cui sono fieri e che possono amare incondizionatamente come sempre. Allora, il lavoro è stato questo, insomma. Inizialmente cominciare, come è stato fatto a quel tempo, sperimentando, perché piantare la canna indica o le gaure eccetera eccetera non si sa se questo funziona, se crescono bene eccetera eccetera, ripiantare le araucarie e i cipressi e i ginepri e le tuie eccetera eccetera e tutti i vari tipi di yucche, naturalmente è stato un rischio, perché non sapevamo se questo fosse riuscito. Quindi abbiamo provato prima sulle lenti esterne, mentre le altre erano lasciate ad erba, e questo l'abbiamo fatto proprio nel periodo del lockdown, rifacendo tutta la partitura geometrica anche su tutto il parterre. Erano previste due fioriture, una sul giallo per l'inizio della primavera, che voi vedete qua. E questa parte è ancora in erba perché poi la ghiaia l'abbiamo messa dopo, e una parte invece estiva, che è quella che stiamo piantando anche adesso con le dahlie, con le piante più tropicali. Quando vi parlo di trasparenza, vuol dire fare tutto questo raccontandolo anche. Quando vi parlo di sostenibilità, parlo anche del fatto che piantare yucche e dahlie e piante che sono di origine tropicale mi consente un discreto risparmio di acqua per annaffiare durante i mesi estivi. Queste sono, forse vi sembreranno piccole cose, ma l'attenzione alla sostenibilità passa proprio dalle piccole cose. E quindi voi vedete un'immagine dell'anno scorso, proprio dopo il lockdown, quando il parterre era finito. E qui vedete le varie fasi. Quando abbiamo ricostruito la prima lente, abbiamo cominciato a piantare la canna indica e le piante che vedevamo nelle fotografie ottocentesche, e abbiamo ricostituito la prima lente con le aiuole originali. Ma qui c'era ancora l'erba. E poi l'anno scorso anche le grandi due lenti, che sono quelle più grandi, poi rifacendo tutte le partiture geometriche. È stato un grosso lavoro, come voi potete immaginare e capire, però vi passo velocemente le foto. Vedete, questa è l'ultima immagine del marzo 2021. Quindi vedete un grande cambiamento, quindi un grande cambiamento e la ricostituzione di quell'armonia, perché
è importante l'armonia, perché l'armonia tra lavoro dell'uomo e natura era molto studiata nel progetto di Massimiliano, molto più che in quello del Duca d'Aosta. E quell'armonia che si sente a Miramare andava salvaguardata. Naturalmente abbiamo piantato fiori e anche altrove, cercando di ricostituire anche la ricchezza botanica anche nelle parti alte del parco. Io vi scorro alcune immagini solo per darvi un'idea. Naturalmente questo è stato anche un andare un po' contro quella che era la memoria, come dire personale dei triestini, perché il parco di Massimiliano, ovviamente, essendo nell'Ottocento, non se lo ricordava nessuno, e si ricordavano tutti qualcosa di molto più recente. E quindi adesso pian piano bisogna riabituare la memoria dei visitatori, ma facendo anche un lavoro di spiegazione e di narrazione. Per questo la comunicazione è assolutamente importante. E vi volevo parlare di un progetto di restauro che è stato forse quello più visibile, quello che ha toccato di più e che è quello, diciamo, più evidente. Però in un museo ha tante funzioni e tra queste c'è anche di lavorare sul futuro, anche su progetti che non si vedono. Ci sono tantissime cose che un museo fa dietro le quinte e che non si vedono. E uno dei progetti a cui voglio accennare è qualcosa che non si vede e che probabilmente anch'io non vedrò, perché chissà quando verrà utilizzato, ma è quello proprio che si chiama la banca dei semi o la banca del germoplasma, e di salvaguardare la biodiversità come proprio eredità di questo giardino, di questo parco, facendo un investimento ricavare appunto da semi e rametti per talea, gli alberi che un domani potranno sostituire gli alberi originali piantati oltre 150 anni fa. E quindi abbiamo cercato di fare questo, naturalmente appoggiandoci a dei vivai, perché noi non possiamo farlo, ma a persone specializzate, ma abbiamo appunto raccolto semi e rametti per poter fare questa banca delle piante che prenderanno in un futuro il posto di quelle originali. Qui voi vedete i semi di corbezzolo e vedete tutto il lavoro che è stato fatto. Questo è il boschetto dei corbezzoli. E tutto il lavoro di andare a cercare anche le pigne o il ramo giusto, anche arrampicandosi i tuoi cambi sul mare. Allora, l'anno scorso non era attecchito nulla, e con mia grande gioia invece quest'anno abbiamo avuto i primi risultati, e queste sono le prime piantine degli alberi storici, della sequoia sempervirens, della sequoia dendron, del pinus di Monterey, eccetera, che voi potete vedere stanno cominciando a crescere e a nascere, e in un futuro potranno sostituire gli alberi antichi che arriveranno al loro ciclo finale di vita. E il discorso della sostenibilità può essere fatto dai musei e con i musei. Ogni museo deve trovare la sua finalità o l'oggetto sul quale si impegna. E naturalmente sempre bisogna essere creativi, bisogna sapere combaciare, come dire, combinare anche la cultura, l'impegno civico, il rapporto con il territorio, ma mai credo come quest'anno si è capita l'importanza dei musei verdi e dei parchi. Tanto è vero che nel periodo di lockdown, quando siamo usciti dalla zona rossa, io ho chiesto una deroga per il parco di Miramare per poterlo tenere aperto, perché
in quanto museo e parco storico avrebbe dovuto essere chiuso come tutti i musei, ma in quanto parco che era un luogo di bellezza, ma anche di salute, di ripristino della qualità della vita e delle sensazioni della comunità di appartenenza, aveva un ruolo fondamentale e per questo ho chiesto e ottenuto la deroga. E con grande gioia di tutti il parco è stato molto più lungamente aperto di quanto non lo sia stato il museo. Naturalmente ci sono tante cose che non credo potremmo affrontare in questo caso, semplicemente per parlare di sostenibilità, però mettere dei semi, piantare dei semi per il futuro è sicuramente una delle cose che possiamo fare. Vorrei adesso condividere con voi un'altra cosa, semplicemente per tirare le conclusioni velocemente. Non so se voi potete vedere questo, i numeri del 2020? No. No. Allora devo uscire dalla condivisione di prima e poi farne una nuova? Esatto. Ora vedete? Semplicemente per fare una piccola conclusione, perché qual è il ruolo di un museo lo si vede anche dai numeri. In genere in tutti gli anni precedenti, alla fine dell'anno i musei mettevano si poneva grandissima attenzione sui numeri dei visitatori, quali erano, un museo era giudicato in gran parte anche dal punto di vista economico dal numero dei visitatori che aveva avuto durante quell'anno. Ovviamente dopo un anno e mezzo di pandemia dobbiamo pensare qualche cosa di diverso, perché i numeri dei visitatori naturalmente sono tristissimi. Se vogliamo vedere la differenza tra il 2019 e il 2020, abbiamo un meno 79% sul castello e un meno 50% nel parco, no? Quindi i numeri sono tristissimi dei visitatori, però naturalmente lo sanno tutti, i visitatori virtuali e il grosso investimento sul virtuale e sulla comunicazione sono stati fantasmagorici durante quest'anno e tutti abbiamo lavorato naturalmente in questo campo e lì c'è stato un più 50, quasi più 60% in comunicazione digitale rispetto all'anno precedente con tutti i social. E il lavoro che si fa dietro le quinte è molto di più di quello che si vede di fatto, e riuscire a portare avanti i grandi progetti nel corso di un anno è importante, soprattutto se si tratta di un anno di pandemia. Essere riusciti a fare tutti i progetti comunque che avevamo previsto, quasi tutti, è stato per esempio aprire i Pastini, che era una delle zone alte del parco, 6.000 metri quadri riresi accessibili al pubblico, è una grande conquista, e anche cercare di ricostituire l'Orangerie, il grande sogno di Massimiliano andato in fumo per la Bora a suo tempo, che noi stiamo cercando di realizzare. Naturalmente abbiamo avviato molti altri progetti che sono ancora in corso, alcuni si stanno concludendo adesso, e soprattutto la decisione di investire meno sulle mostre temporanee e di investire su qualcosa che resta, come il restyling dei percorsi museali e del racconto museale che adesso abbiamo intrapreso e che stiamo portando avanti. Sulla cura del verde vi ho detto qualcosa, ma vorrei che aveste soltanto un'idea di tutto quello che, almeno una piccolissima idea di quello che comporta il lavoro sul verde e sul lavoro che è enorme e che riguarda le alberature, la salvaguardia degli alberi storici, e le disinfestazioni di tutto.
E vorrei che quest'anno i numeri positivi sono i quasi 74.000 pulpi piantati o le fioriture sempre verdi. A questi numeri io guardo in modo positivo e sperando nel futuro. E queste e un'altra cosa importante, ed è praticamente l'ultima che vi vorrei dire sul 2020, sul periodo di pandemia, il ruolo culturale di un museo. L'anno scorso ho deciso di dare accoglienza culturale a tutti quegli enti come i teatri e coloro che si occupano di concerti che non avevano un luogo dove fare le loro performance, perché un anno fa i teatri erano chiusi, e mettere a disposizione l'esterno di Miramare, il parco, il giardino, il porticciolo, eccetera, è stata una cosa bellissima. Naturalmente metterlo a disposizione vuol dire metterlo a disposizione gratuitamente, lasciando gli ingressi, il costo dei, il prezzo dei biglietti a chi aveva organizzato l'evento, e quindi in un certo senso sostenere i teatri e anche la cultura in senso lato, che non è soltanto quella museale. Questa cosa ha avuto un successo grandissimo, e quest'anno praticamente abbiamo triplicato le possibilità, perché la cosa è piaciuta talmente che abbiamo avuto un triplo di richieste rispetto all'anno scorso. E questo penso che sia una cosa importante, perché il ruolo sociale e culturale di un museo non deve mai venire meno. Naturalmente gli incontri e tutto questo è stato molto molto ridotto ai soli periodi in cui eravamo aperti. E l'educazione e la ricerca sono fondamentali per qualsiasi cosa, attività e studio voglia intraprendere un museo, e questo è una cosa che non si ferma mai, neanche in tempo di pandemia, e il ruolo culturale si vede anche nella ricerca o nel lavoro che viene fatto sull'inventario, che assolutamente deve essere tutto online e digitale. Siamo ancora lontani da questo, ma ci stiamo lavorando. Un'altra cosa che è diventata proprio uno dei miei obiettivi specifici è la manutenzione preventiva. Ci si rende conto che si esce dalle emergenze solo se si è capace di fare una manutenzione preventiva. I primi anni non era possibile perché le emergenze erano continue. Adesso, finalmente, dopo 3-4 anni, siamo in grado di fare una manutenzione preventiva con un grandissimo risparmio e con una grandissima organizzazione che assicura la salvaguardia del patrimonio in modo completamente innovativo. E parlo di tutto il patrimonio, dai libri ai pavimenti ligneo, agli infissi, alle tende. Tutto questo adesso viene fatto di anno in anno, e chi verrà dopo di me non si troverà un pavimento completamente da ripristinare o una biblioteca che non è stata spolverata da 50 anni, ma troverà un sistema molto agile di pulitura e di mantenimento che può essere fatto di anno in anno e ogni 2 anni. La sostenibilità passa anche dall'energia, dagli impianti elettrici dall'uso degli impianti idrici, e su questo naturalmente stiamo lavorando, ma anche sulla riduzione del chimico che noi mettiamo nell'uso di crittogrammici, eccetera, eccetera, che cerchiamo di non utilizzare per nulla, insomma. Naturalmente si continua, i valori sono diventati ancora più chiari e più sono molto simili a quelli che vi ho presentato all'inizio, ma adesso sono veramente chiari e univochi. E su questi noi continueremo a lavorare, perché su questo, e quando parlo di accessibilità adesso parlo di accessibilità cognitiva, non soltanto di rendere accessibili i luoghi, ma di renderli accessibili anche a chi non vede, a chi non sente, e di trovare un nuovo modo di raccontare il nostro sito e anche lo studio e il lavoro di conoscenza che noi facciamo. Naturalmente abbiamo degli obiettivi che sono importanti, che non è il caso di condividere nel dettaglio, e che noi stiamo portando avanti. Abbiamo anche alcuni sogni, io in particolare
ne ho alcuni e su alcuni sto lavorando, su altri ancora no, ma Miramare non avrà mai un ingresso come si deve fino a che ci saranno parcheggi e trasporti pubblici che sono insufficienti, cioè c'è un discorso che viene fatto, che deve essere fatto con tutte le strutture, ma anche con tutti i partner e le istituzioni locali, che è al di fuori di noi, perché il museo non è isolato, ma deve vivere all'interno di una comunità e quindi anche con le infrastrutture che si trova intorno. A fare tutto questo siamo... Direttore, purtroppo siamo... Abbiamo proprio terminato, guardi, tanto per dirvi che siamo in pochissimi e questa era veramente l'ultima frase e vi volevo soltanto terminare con il logo del Castello di Miramare e anche le icone di tutte le varie identità che adesso lo compongono.